Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa volta invece vi mostro il progetto smaltimento Pandat Palette del 2021. Non ho più la palette del 2020 perché finalmente ad agosto è andata in cimitero, è stata cestinata completamente vuota e sono rimasta solo con la palette del 2021. Ricordo che questo video l'ho visto fare da Carolina Bonanni, anche su Instagram metteva le foto, ed è una costante ormai da 2 anni, faccio questo progetto smaltimento per vedere se riesco a finire qualche palette interamente, perché di ombretti qui e lì o anche mono, ma molto più raramente, però le palette hanno molte cialde di ombretti finite, usurate, perché mi piace sempre pescare un po' ovunque. Poi ci sono dei colori che utilizzo di più rispetto ad altri, però non finivo palette da moltissimo tempo. L'ultima credo risalesse ancora nel 2019-18, adesso dell'anno non me lo ricordo di preciso, però era la 05 To Die For, i quad di Essence, me la ricordo perfettamente. Poi è arrivata la Funfetti di Too Faced e adesso vediamo se questa palette ci darà qualche gioia o meno. Guardiamola intanto, è una palette che avevo preso nel 2015, che ho utilizzato costantemente per 3 mesi quando ho lavorato alle ADHL, e era una costante, utilizzavo solo questa palette per truccarmi. Comprata alla Gardenia, prima ancora che venisse acquisita da Limoni, dopo Douglas, e dopo è andata un po' a farsi benedire, era in offerta una palette molto semplice, low cost, con delle cialde che scrivono abbastanza bene. Con questo però il range di colori è molto particolare, anche voi me l'avete sempre detto, perché mettere proprio 3 colori scurissimi in un'unica palette non ha minimamente senso. Certo è che se siete fanatiche e guardate spessissimo questa tipologia di video che porto mensilmente, avrete già notato qualche differenza. Allora, partiamo da questi 3 che vedete, non li ho mai utilizzati, ma conto di utilizzare dal prossimo mese questo colore qui che mi piace molto, perché è un particolare, è un violetto marroncino non classico da utilizzare nella parte finale prima di poi dopo andare avanti con i colori più scuri e delineare la V. Come colori scuri, come vedete, c'è già un mini pan su quest'ultimo ombretto che mi mancava da bucare, e essendo questo il mese dei prodotti bucati dove non posso registrare il video aggiornamento, devo lasciarlo così com'è, almeno devo, mi sono imposta io di lasciarlo così, e ho continuato a utilizzare quello più scuro ampliando il diametro del buco. Sono colori che utilizzo veramente da lunedì al venerdì quotidianamente. E finalmente, essendo questo tra ottobre e novembre il mese della zucca, mi sono concentrata sull'arancione, uno dei miei colori preferiti, se poi abbinato con il blu o con il nero, per me è la morte, su anche il giallo con il nero, però arancione e blu per me, essendo 2 colori complementari, più che complementari, sì no, sono complementari, perché il viola, no, perché il viola e il giallo non c'entra niente, sono proprio poi 2 colori che vengono fuori da dei colori, beh no, il blu è complementare, lasciamo stare, mi sono autorisposta, perché il blu io lo penso a un blu più sfumato, invece se penso al blu ciano è un colore primario, quindi togliendo la gaffe e rifacendo la frase, alla fine sono 2 colori complementari, perché l'arancione viene formato dal giallo e dal rosso, non viene utilizzato il blu, e quindi stanno bene insieme, un po' come il viola che viene formato dal blu e dal giallo, e no, il viola viene formato dal rosso e dal blu, ok, e il giallo ci sta benissimo, infatti oro-viola come trucchi sono bellissimi come combinazione di colori. Ecco, a me più che il rosso-verde o il giallo-viola, vado via di testa per il blu-azzurro-arancione. È una combo che mi piace tantissimo, tipo anche un ombretto arancione opaco con dei glitter azzurri, o un riflesso duochrome. Sarebbe il mio ombretto della vita, ma ancora non l'ho trovato in giro. Ritornando a noi, questo è l'ombretto che ci ha salutato. Questa palette non posso metterla nei prodotti finiti, perché altrimenti ora che registro il video dei prodotti finiti si fa l'anno del mai.
devo ricordarmi di metterla comunque quando farò il video di presentazione di tutte le cose che ho finito vuote nel mese di novembre, perché conoscendomi potrei dimenticarmi, visto che nel mese di luglio e agosto, quando avevo finito il top, questo colore qui, mi ero completamente dimenticata di citarvelo e di inserirlo nel video. Però vi ricordate che il mese scorso avevamo un attimo parlato del fatto che volevo aggiungere delle nuove palette. Ho seguito il vostro consiglio e c'è già da qualche giorno sul mio Instagram la possibilità di partecipare ai sondaggi per scegliere quali palette mettere o non mettere per l'anno prossimo. Con alcune palette che già avete decretato sì e altre che avete decretato no, ve le mostro anche qui in questo video, perché se c'è qualcuna o qualcuno che non ha Instagram mi può lasciare un commento e terrò in considerazione anche il punto di vista vostro che state scrivendo qui. Non potete lasciarmi un sondaggio, una risposta a un sondaggio direttamente su Instagram. Sono 8 palette, 4 piccoline e 4 un pochino più grandi. Allora, prese un po' già bucate, già finite per alcuni ombretti, tipo questa qui di Sephora di un Natale. Questa, come vedete, ha già 2 ombretti finiti e uno bucato, con uno quasi bucabile e anche questo, ma il resto sono tutti colori scuri che ho utilizzato veramente molto poco. Secondo voi la devo mettere? Sì, no? Aspetto una risposta. Sempre di Sephora, sempre di un Natale, però dell'anno prima, mi sa, ho questa Wonderful Dreams che, se la apro scorrendo, con questa palette io ho fatto tantissimi trucchi quando lavoravo a Venezia. Sì, appena comprato, appena, penso sia stato anche un regalo, non mi ricordo se me la sono comprata, boh, non lo so, però un paio di mesi sono andata avanti, tant'è che, come vedete, ci sono degli ombretti che sono finiti, questo manca poco, si può finirlo, anche questi si possono finire, questo si può bucare, però rimango con 2 scuri e già ho la palette del 2020 che è particolarmente scura. Ricordatevi che questa va finita, quindi l'anno prossimo la ritroveremo ancora. Non posso finire una palette del genere in un mese soltanto. E avendo già colori scuri, devo giocare con colori un po' più chiari che posso utilizzare sulla palpebra mobile. Per questa ragione ritorna in auge lei, ve la ricordate, della Catrice, la Limited Edition, Edition Treasure Trove Eyeshadow Palette C01 Blaze of Glory. Pensavo di averne 4 di ombretti finiti, in realtà ne ho solo 3, ma tutti i restanti 5 bucati, di cui uno scuro tanto avviato, ma veramente tanto avviato, cosa che potrebbe pesarmi poco sullo smaltimento rispetto anche a quelli che mi mancano da finire della palette precedente. E qui ho dei colori più chiari che possono andare bene sulla palpebra mobile. Oppure di Zelda Bell'Arte. Chi si ricorda quando avevo fatto vedere questa palette, quando la sfruttavo e che era un suo regalo? La Redemption Palette Iconic 2, che imita dupe della Naked 2. Anche qui parecchi ombretti finiti, anzi sono 2 finiti, uno quasi, no, 3 finiti, uno quasi, quello più chiaro. Però anche per questo ho parecchi colori più, un po' più scuri, soprattutto quei 2 finali, marrone e nero. Ma se penso a questi, sono colori che posso tranquillamente utilizzare sulla palpebra mobile. Fatemi sapere anche per questo se secondo voi vale la pena oppure no. Quello che posso dire è che hanno avuto tanto più successo le palette più piccole rispetto che a queste qui più grandi, con parecchio quantitativo di prodotto. Questa ve l'avevo recensita, della Essence, la Get Picture Ready. Questo colore a me piace molto per la piega, tanto scavati ma mai bucati, e potrebbe essere una cosa fattibile. Ricordiamoci che, ok, io mi focalizzerò poi su una, ma avendole tirate fuori ed essendo palette molto vecchie, io non vi escludo che qualche colore potrei anche finirlo o bucarlo nell'arco dell'anno, se mi stufo di utilizzare le palette che mi sono rimaste del progetto smaltimento prodotti.
Le ultime tre, perché questa qui fa parte delle palette piccoline, che ha riscosso anche abbastanza successo. Sicuramente quella che non ha riscosso successo è questa. Strano ma vero, pensavo che me la portaste avanti, di Too Faced, la Chocolate Chip. Sicuramente questa però la uso, la terrò da parte, perché c'è il colore da arcata sopraccigliare che a me serve e che faccio presto a bucare e a finire. Qui nessun ombretto finito, solo uno bucato. Tutti opachi. Boh, non l'avete promossa questa. E quindi lascio un attimo in stand-by. Per la Zoeva Soft Sun Voyager, che è stato un regalo di compleanno di due miei amici della palestra, questa ha due prodotti bucati, ma sono cialde molto molto piccole. Soprattutto una ragazza, Sweet Peach 92, su Instagram, mi ha detto che utilizzandola tutti i giorni l'ha finita nel giro di poco. Posso crederle perché sono cialde molto piccole e anche molto sgretolose, lasciatemi il termine, ovvero il prodotto da compatto a polvere ci vuole ben poco per farlo diventare polvere da compatto. Poi qua vediamo se c'è qualche indicazione sul quantitativo. 24 mesi di PAO fatto in Germania. Sono ombretti da 0,6 grammi, 0,6, sì, da 0,6 grammi, perciò super fattibile da finire, molto apprezzata questa, ma anche questa di Fenty Beauty, solo perché è molto 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 avviata ed è una palette che ho già utilizzato tantissimo quest'anno, la Snap Shadow Hollow Days, e conta già un ombretto finito, uno bucato qui sotto e questo non l'ho mai bucato, e colori che utilizzo tantissimo anche adesso nel quotidiano perché mi mancano dei shimmer, mi manca un punto luce sulla palpebra mobile, toccarmi solo con colori opachi non mi piace e di tanto in tanto pesco questa tipologia di finish. E quindi queste sono le palette che ho un po' pescato. Non volevo pescare altre cose, ero già partita in fissa un mesetto fa che erano queste, bene o male, le palette. Alcune le ho aggiunte dopo perché ho visto che erano molto avviate e se mi aiuterete vi ringrazio, perché la mia idea principale sarebbe quella di mettere la palette di Fenty Beauty. Solo perché ho tre colori shimmer, però anche la Zoeva non mi dispiace, e questa qui top grigina di Sephora. Però è anche vero che sono molto affezionata a queste due, che bene o male avevano un po' aperto questa tipologia di progetto smaltimento, dove tu utilizzavo tutti i santissimi giorni questa palette, ed erano le due insieme a quella di Essence che ero riuscita a finire. Non mi piace ricordare quando lavoravo, dove lavoravo, utilizzando queste palette, ma dovrei un po' scindere queste due cose. Nel senso, sì, va bene che se le uso mi ricordano quel tot periodo della mia vita o quella tot cosa che facevo, però è anche vero che non è che posso lasciarle lì perché mi ricordano un posto bello o un posto brutto, vanno utilizzate e finite le cose. Quindi questa continua, spero il prossimo mese di portarvi un aggiornamento abbastanza importante sui colori opachi chiari di questa palette e la scelta definitiva per la palette del 2022, grazie a voi, dai commenti qui sotto e dai sondaggi di Instagram. Se volete vedere le palette anche su Instagram, il nick del mio account è lo stesso del canale, ve lo lascio qui sotto se volete cercarmi. Nelle storie in evidenza troverete tutti i sondaggi e nulla di più. Vi ringrazio per essere passati e ci vediamo in un prossimo video. Buono smaltimento!